insomma, diceva, farò vedere come ho realizzato questa macchina per avvolgere il pick up. Andiamola a vedere. Dunque, è molto semplice. Parte, vabbè, pezzi stampati in blu, che potete vedere. Si tratta di un motorino per macchina da cucire che io ho riadattato all'uditore per microfoni, però non è altro che un motorino da 6000 giri, 70 watt, che ha un interruttorino suo, vabbè, on off, con il pedale che funge da potenziometro, però diciamo che una volta premuto il numero di giri rimane costante. Poi per il resto si tratta di, vabbè, pezzi in blu, la manovella per girare i primi giri, e la cinghia del motorino collegata alla puleggia, e una fotocellula per il contatore dei giri, e una barra da 10 mm rettificata, due cuscinetti 10 mm interni di diametro interno e 26 di diametro esterno, e in più questa base che ho realizzato per poggiare i microfoni, che potrò, con cui potrò serrare i microfoni tramite questa vite oppure tramite un altro biadesivo forte, insomma quello che si riesce a reperire. In più queste due guide che ho sempre stampato 3D su questa barra da 3 mm in ottone. Ok, un'altra cosa che non ho detto è che ho serrato a questa barra da 10 mm tutti questi pezzi, come manopola, puleggie e reggi microfono, con tutti i grani. Questi potete trovare anche in ferramenta senza problemi, li prendete di piccole dimensioni da 3 mm e dovrebbero andare bene. E accendendola, praticamente la fotocellula rileva tramite magnete il numero dei giri e il contatore, diciamo, aumenta i giri, come potete vedere, a mano e anche automaticamente con il pedale. Insomma, si tratta di un macchinario fatto da me, non ho bisogno di una grandissima precisione, però per quello che deve fare è più che sufficiente. Bene, se ti è piaciuto questo nuovo video, fammelo sapere, e se hai bisogno di notizie e informazioni aggiuntive, dimmelo, scrivimelo. In sotto in descrizione potrai trovare i file per fare il passo alla pasta stampante e realizzare questo piccolo progetto. Considera che questo è un progetto cheap, molto economico, e diciamo che con circa un centinaio di euro riuscirei a realizzarlo, e con un po' di manualità. Se vuoi supportare il canale, un pollice in su e condividi. Ciao!